Benvenuti nel mio canale, siamo di nuovo con voi per le notizie da tabloid. Non dimenticare di mettere mi piace e iscriverti al mio canale. Dopo esserti iscritto per essere informato di tali più velocemente, non dimenticare di premere il pulsante di notifica. Kerem Bürsin ha smentito le voci secondo cui avrebbe fatto pace con Serena Sarıkaya. Si diceva che Serena Sarıkaya e Kerem Bürsin, che hanno concluso la loro relazione di 4 anni nel 2019, abbiano dato un'altra possibilità alla loro relazione. Kerem Bürsin, che ha rotto il silenzio dopo la notizia della riconciliazione su di lui, ha chiesto in quale universo parallelo sta accadendo questo. Ha smentito la voce. Gli attori famosi Kerem Bürsin e Serena Sarıkaya hanno iniziato ad avere una storia d'amore nel 2015 e si sono separati nel 2019. È stato affermato che la coppia si è incontrata di nuovo dopo molti anni. Poiché la voce divenne popolare in breve tempo, Bürsin la smentì. Si è affermato che l'amore della coppia sia divampato con il nuovo anno e si siano dati una seconda possibilità. Rispondendo a una notizia dopo che la notizia della riconciliazione era diventata un argomento scottante, Bürsin ha detto: "In quale universo parallelo sta accadendo questo?". Egli ha detto: "Si dice anche che Serena Sarıkaya, che è rimasta in silenzio sulle accuse di relazione contro di lei, si stia avvicinando al cantante Mert Demir. Vive innamorata di Mert Demir". D'altra parte, si dice che Serena Sarıkaya, che ha preferito tacere sulle accuse d'amore con Kerem Bürsin, si sia avvicinata da tempo al musicista Mert Demir. Altra notizia, la prima risposta di Kerem Bürsin a Onur Atilla, che lo ha imitato. Kerem Bürsin ha detto quanto segue sul suo discorso ai Pantene Golden Butterfly Awards, iniziato in inglese e continuato in turco: "Sembrava molto normale che Onur Atilla mi imitasse. La gente dovrebbe ridere un po', questa è l'industria dell'intrattenimento. Ecco perché non sono rimasto troppo in giro. Quando qualcuno che parla inglese, è un problema, ma quando qualcuno che non parla inglese, diventa, va bene". Kerem Bürsin è apparso sulla copertina del numero di gennaio di Retouch Mag. Riguardo alla selezione come miglior attore di commedia romantica ai Pantene Golden Butterfly Awards, Bürsin ha detto: "Il premio è ovviamente una cosa carina, ma non è la parte che mi motiva. Sei molto glorificato e onorato. Basta non lasciare che guadagni popolarità. Gli sforzi delle persone dovrebbero essere veramente apprezzati", ha detto. L'attore ha detto quanto segue riguardo all'imitazione del discorso di premiazione di Rüstü Onur Atilla, iniziato in inglese e continuato in turco: "Certo, la gente non sa molte delle cose che mi passavano per la testa in quel momento. Cosa stava passando per la mente di Kerem in quel momento? Va bene, significa va bene, sono qui. Dopo il secondo, ok, ho lasciato perdere e ho ringraziato le persone. Non si trattava di prendere sul serio l'incidente o meno. È stato come esprimere un pensiero. Inoltre, questa situazione era un po' assurda. Lasciate ridere anche le persone, questa è l'industria dell'intrattenimento. Penso che sia una questione di scegliere come utilizzare quella piattaforma. Cogliere il posto e il momento giusti. Ecco perché quello che ha fatto Onur Atilla mi è sembrato molto normale. La gente dovrebbe ridere un po', questa è l'industria dell'intrattenimento. Ecco perché non sono rimasto troppo in giro. Quando qualcuno che parla inglese, diventa un problema, ma quando qualcuno che non parla inglese, diventa, va tutto bene. Sto ancora cercando di capirlo, ma d'altra parte non sono affatto bloccato. Perché alla fine, questa sono io. Innamorarsi è un altro livello per me". Kerem Bürsin ha spiegato che tipo di amante fosse con le seguenti parole: "Innamorarsi è per me un altro livello. Lo desidero così tanto. Sono una persona che ama e crede nel romanticismo. Penso che le storie romantiche e i momenti romantici siano molto dolci. Vorrei costruire momenti romantici spontanei con qualcuno". L'attore ha chiesto: "Che tipo di personaggio sei nella vita reale?". Alla domanda ha risposto: "Sono uno che medita, legge libri, sta da solo ma si diverte anche con gli amici. Adoro anche il silenzio". In altre notizie, l'attore Kerem Bürsin è entrato nella piscina ghiacciata indossando un berretto. Dopo Erdal Özyeksiler, il tanto chiacchierato attore con la sua recitazione nella seconda stagione della serie TV Sasiet, ora Kerem Bürsin si è tuffato nell'acqua fredda.
il famoso attore Kerem Bursin è entrato in piscina con un berretto in testa e ha girato un video divertente per il nuovo anno. Nelle altre nostre notizie, parole confuse di Kerem Bursin. La cantante Adise e Kerem Bursin sono innamorati. Mentre Serena Sarikaya, Ande Erçel, Efsanur Sankak, il nome di Kerem Bursin è stato menzionato l'ultima volta con il cantante Adise. Kerem Bursin ha parlato per la prima volta dopo le accuse di bomba d'amore dell'anno. Kerem Bursin, che è apparso l'ultima volta alla cerimonia di premiazione della Farfalla d'Oro, ha rotto il silenzio quando gli è stato chiesto notizie d'amore con Adise. Adise e Kerem Bursin sono innamorati. La risposta di Kerem Bursin alle vostre accuse. Una BFF può essere un amante. Bursin, che ha partecipato alla serata Altın Kelebek con il suo partner della serie, Efsanur Sankak Tutan, ha chiacchierato un po' con i giornalisti. Bursin, che presumibilmente aveva una relazione con il suo ex compagno Sankak Tutan, ha detto: "Siamo molto amici". Bursin, può un migliore amico diventare un amante? Alla domanda, rise, si rivolse alla sua coprotagonista e disse: "Efsa, può succedere una cosa del genere?". Poi ha risposto: "Penso che non sia molto importante quello che penso su questo problema, ma tutto è possibile". Il giovane attore ha risposto: "Non credo che sarebbe possibile se fosse un amico da molti anni. Non c'è amore". Rispondendo alla domanda dei giornalisti: "C'è amore tra te e Adise?", il bell'attore ha detto: "Amo Adise e la rispetto moltissimo. Purtroppo non c'è niente del genere tra noi", ha detto. Nelle altre notizie è stato gentile con tutti, l'atteggiamento di Kerem Bursin nei confronti dello staff del set ha aumentato la nostra simpatia per lui. Il ricordo di Kerem Bursin, che ha fatto ridere tutti con il suo discorso misto turco-inglese alla cerimonia di premiazione della Farfalla d'Oro Pantene, condiviso sui social media sul set di Waiting for the Sun, ha aumentato la nostra simpatia per lei. Kerem Bursin è senza dubbio uno degli attori maschili più apprezzati degli ultimi tempi. Ha lasciato il segno negli ultimi anni con il suo comportamento comprensivo, la timidezza, le parole inglesi che usava quando parlava, il suo bell'aspetto e i personaggi che interpretava. Kerem Bursin, che ha milioni di fan in tutto il mondo, conquista i nostri cuori con il suo atteggiamento molto umile nonostante la sua popolarità. Inoltre, è abbastanza magnanimo da prendersi in giro senza preoccuparsi di far parlare di sé i pettegoli con il suo discorso turco-inglese alla cerimonia di premiazione della Pantene Golden Butterfly Award. Kerem Bursin, che è entrato nelle nostre vite con la serie televisiva Waiting for the Guns, in cui ha recitato accanto a Ande Dogandemir, ci ha fatto provare nuovamente simpatia per lui a causa del sacrificio che ha fatto durante le riprese della serie. Ha piovuto durante le riprese di Aspettando il Sole e la squadra del set ha tenuto un ombrello per evitare che Kerem Bursin si bagnasse. Ma Kerem improvvisamente si rese conto che gli attori extra si stavano bagnando. Rendendosi conto di questa situazione, Kerem Bursin ha detto: "O date loro un ombrello o bagniamoci tutti insieme". Dopo la reazione di Kerem, lo staff del set ha rinviato le riprese finché non avesse smesso di piovere. Coloro che hanno ricordi di Kerem Bursin sono accorsi sotto questo tweet. Coloro che hanno conosciuto Kerem da vicino o indirettamente hanno parlato dei dolci ricordi che avevano con lui. Il fatto che non ci siano notizie negative su di lui rivela quanto sia una brava persona. Conquista i nostri cuori ovunque con il suo atteggiamento più umile. Se hai notato, tutti hanno una cosa in comune: che persona umile e buona è Kerem Bursin. Allora cosa ne pensi di Kerem Bursin? Incontriamoci nei commenti. Cosa ne pensi di questo video? Non dimenticare di dirci i tuoi pensieri nei commenti. Era così nelle nostre notizie. Se ti piace, premi il pulsante mi piace e non dimenticare di iscriverti. Ciao e ci vediamo al prossimo video.